Ce l'abbiamo fatta a ripartire. Forse sì, se non mi fai ritornare indietro a casa a prendere qualcosa. No, Spero di no, spero di aver preso tutto, tanto dai. a casa non torno. Io quando parto, parto. Poi se dimentichi qualcosa, arrivederci. Siamo ripartiti finalmente per un nuovo viaggio. Qua siamo poco distante da casa nostra perché siamo Sì, appena partiti. Stiamo stiamo ripartendo. ripartendo. Allora, dove si va? Allora, innanzitutto, dopo un po' di giorni che siamo stati a casa, che abbiamo dovuto fare delle commissioni assolutamente inderogabili, stiamo ripartendo ufficialmente. Meno male, siamo felicissimi. Siamo stati a casa mia dei miei per salutarli e anche per fare il rifornimento il più possibile. Roba dell'orto, meloncini, aromi vari, pomodori, Verdure. frutta, verdura, fagiolini, zucchine, cetrioli, di tutto e di più. Abbiamo il frigo che sta esplodendo praticamente. Uova, una marea di roba. E siamo stati un'oretta, no? Il camper sotto il sole segna 38 gradi qua dentro. 38 gradi la Cioè temperatura qua. è un pazzesco. E ci stiamo dirigendo verso, almeno la nostra meta per ora è Limone Piemonte, un po' al fresco, nel Cunese. E siamo partiti da poco, faremo un pezzo di Adesso autostrada. sono l'una del pomeriggio. È l'una, sì. Una spaccata. Faremo un pezzettino di autostrada e poi usciremo, non so se a Fossano, vediamo, comunque andremo verso Limone, ripeto, provincia di Cuneo, al fresco, montagna. E questo è il percorso per il momento. Per il momento, Poi E poi una volta. seguiteci, no? Per sapere quali sono le nostre prossime tappe. Eh sì, eh sì. Perché da Andremo lì poi andremo avanti, eh. avanti boh, che c'è qualcos'altro da dire, No, no? al momento no. Al momento no, non abbiamo ancora pranzato. Vedremo quando pranziamo, adesso dobbiamo muoverci perché il camper è bollente, veramente. Deve rinfrescarsi un po'. Adesso abbiamo attaccato un po' l'aria condizionata, anche se non la usiamo mai perché, però non si poteva fare a meno, veramente caldissimo qua dentro. Eh sì. Ci ha fermato la polizia qua La stradale. al casello per andare verso Cuneo. Cuneo Est, direzione come abbiamo detto prima, l'abbiamo detto prima, Limone Piemonte. Sì, l'abbiamo detto. E Montagna, sperando che ci sia un po' di fresco perché c'è da morire. Adesso ci ha fermato la stradale, ci stanno controllando i documenti, ma è tutto a posto, almeno, spero. tutto a posto. Grazie. Grazie, Durate una grazie buona settimana? mille. No, No, saremo via un po' saremo di più. via un po' Dai di più. tu, fate, fate, finché potete. Grazie, Arrivederci. arrivederci. Con la polizia che sta andando via. Sembra che si era fermata solo per fermare. Si era fermata lì solo giusto per fermare noi. Anche perché ci siamo solo noi Ci siamo solo sull'autostrada. noi sull'autostrada, non c'è nessuno. È di domenica e ci sono. Le autostrade praticamente sgombre. Difatti ne fermiamo due in un colpo solo. Difatti hanno fermato noi e un'altra. Madonna, sto grondando. E un altro mezzo che non so se era un camion, non ho visto. E boh, sono scappati proprio. Almeno che non l'hanno chiamati per qualche intervento. Comunque tutto a posto, eh.
Limone Piemonte. Ma cos'era, italiano? Non l'ho visto. Quel gippone che è passato, non so se avete visto, se si è visto da lì. Ah, c'era l'aria un po' più umana qua, Non tantissimo perché non siamo tanto alti. Siamo, hai detto? A 1000 metri. 1000 metri. Limone Piemonte non è molto alto. Però... Però i signori che prendono il sole. Prendono il sole. Meglio che dove eravamo prima. Oggi 35 gradi, c'era. E dentro il campo ne avevamo 38. Ah sì. Una fornace praticamente. Qui siamo nel paesino di Limone, Piemonte. Ci facciamo un giretto qua. Qua si sente già una temperatura migliore, anche se siamo solo a 1000 metri, non siamo così alti. Spettacolo. Che sia anticarro è sta porta. Sarà 6 centimetri. Porca miseria, che roba. C'è pure il mercatino oggi. Stiamo cercando una gelateria che si chiama Caffè Verniano, sì. E ci hanno consigliato dei signori prima che ci siamo messi a chiacchierare, hanno detto che il gelato è molto buono. Sì. E la stiamo cercando qua nel paesino di Limone. Abbiamo trovato il Caffè Verniano, c'è una coda che non finisce più. Ora aspettiamo. Allora com'è questo gelato del Caffè Verniano? Dopo 20 minuti di coda è buono. C'è un gusto particolare che si chiama panna gelato, che ci hanno suggerito i signori che ci hanno parlato di questa caffetteria, gelateria. Noi ovviamente l'abbiamo preso. È buono, vero? Quindi sì. Se venite qua a Limone Piemonte, bar Caffè Verniano, gusto consigliato, panna gelato. Sì, poi anche gli altri. Comunque. Anche gli altri, eh? Io ho preso panna gelato e gianduia. E lui panna gelato e stracciatella. Il dispenser della carne. Ma un po' come c'era in Francia. In Francia c'erano i dispenser di queste cose qua. Entrecotta all'erbe. All'erbe. Che buona che deve essere. Fassone. Mago di fassone. Sì, ma come fai a prenderlo, scusa? Non lo so.
come funziona? Che esce qua sotto. Ma non c'è niente che la spinge fuori. Non lo so. E questo che cos'è invece? Questo non lo so. C'è diversi sportelli qua. Ah, guarda qua. Ordina su WhatsApp. Ordina su WhatsApp. Indica giorno e fascia oraria del ritiro. E poi vieni qua. Probabilmente questo si apre, non so, bisognerà inserire un codice. E ti prendi la roba. Ma dimmi Teo, incredibile. Tutto questo per far fuori le commesse, le attività, i negozi, così qua. Qua abbiamo visto che è pieno di panetterie e pasticcerie. Qua in Limone Piemonte. Uno non rimane senza pane qua. E si ritorna al camper.